Radio Kiss Kiss Napoli presenta Fuori dal Comune con Luigi De Magistris. Conduce Walter De Maggio. Buonasera a tutti. Oggi ci sono io, Lucio Pengue, Fuori dal Comune, l'appuntamento settimanale con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che voglio salutare e ringraziare. Lo vediamo collegato via Skype. Ciao sindaco. Ciao Lucio, buonasera a tutti. E allora è una città che sta affrontando questa emergenza, il coronavirus sta, diciamo così, segnando la nostra vita, ha totalmente stravolto la nostra normalità, ma è una città che con orgoglio sta reagendo. Sì Lucio, ormai ci stiamo abituando con fatica a qualcosa che è contro natura. Non uscire, non vedersi, non abbracciarsi, non vivere una vita normale per come il nostro cervello si è abituato a vivere nella nostra vita. Però come hai detto tu, anche io sono molto orgoglioso da napoletano e da sindaco di come la nostra comunità stia rispondendo a delle misure molto severe da guerra, praticamente per le restrizioni delle libertà personali. Nello stare in casa, nel adempiere a tutte le regole necessarie affinché quest'incubo possa finire quanto prima. Ormai con l'8 aprile stiamo a un mese di quarantena, non è facile, è molto dura per chi sta in prima linea, per chi deve uscire a lavorare, per chi non si può nemmeno fermare un attimo, ma è molto duro per chi sta a casa. Pensiamo agli anziani, pensiamo ai bambini, pensiamo alle persone con difficoltà di disabilità, alle persone con disagi psichiatrici e psicologici. Insomma, è una prova davvero dura alla quale ne usciremo con tanti feriti, con molte sofferenze, con tanti morti, però mi auguro che ne usciremo più forti, con più voglia anche di vivere quella semplice normalità del quotidiano che tanto ci manca. Vi invito anche a scriverci 347-490-0005, tra poco apriremo anche la linea diretta con voi che ci state ascoltando, ci state guardando in TV al canale 674 del Digitale Terrestre, il numero è sempre lo stesso, 081-546-6873. Sindaco, anche la risposta di Napoli, spesso e volentieri anche oggi abbiamo visto e ci stanno incominciando a segnalare i nostri amici alla nostra SMS machine di questi titoloni di alcuni giornali che infangano Napoli. Napoli è una città anche per quello che riguarda la conformazione urbana, vicoli stretti, la grande densità di popolazione. Avere degli assembramenti di gente che scende, va a fare la spesa, è quasi naturale. Bisognerebbe evitarli, ma c'è anche, come dire, una geografia urbana che è quella che è. Ma consentimelo Lucio di dire che di assembramenti fino a qualche giorno fa, nel pieno dell'emergenza, le abbiamo visti nelle regioni dove ai mesi contavano e si contano migliaia di morti. Alcuni irresponsabili, alcuni imbecilli si trovano in tutta Italia e quindi si trovano anche nella nostra città, ma non bisogna confondere quello che è una conformazione della nostra città. Pigliamo i luoghi piccoli, no? Dove ci sono diverse botteghe alimentari, dove la gente deve andare a comprare il pane, il latte, la pasta, i pomodori, e dove ci sono i vicoli con cui la gente scende. La gente scende e rispetta, sta con la mascherina, mantiene le distanze. Insomma, io vedo un comportamento responsabile. È chiaro, invito tutti a non mollare, perché è difficile stare a casa, ma uscire adesso significa buttare all'aria tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Sì, quei titoli che lo vogliamo pure citare, quel giornalaccio, insomma, che continua a infangare la nostra città, che è Libero, no? Passa da Pulcinella ai napoletani, insomma. Chiamarli giornalisti è un'offesa ai tanti giornalisti che ho conosciuto nella mia vita, dei quali vado fiero da italiano, che hanno sacrificato la propria vita per la libertà di informazione, che non hanno nascosto le magagne del potere, che hanno contrastato corruzione e mafia, che hanno raccontato le guerre, anche di questi tempi, no? Tu dici, ma forse di questi tempi la spazzatura giornalistica si mette un attimo da parte perché c'è il sentimento di unità nazionale. Ahimè, devo dire che anche dalle nostre parti certe volte escono articoli, consentimelo di dire, che fanno davvero male. Ovviamente non sono equiparabili a quelli di Libero, ma anche l'apertura di un giornale importante della città ieri, che parlava di assalto al forte della mostra d'oltremare, è una notizia semplicemente destituita di ogni fondamento. Andare
come dire, in prima pagina nazionale, quindi legge il Presidente della Repubblica, no, tanto per fare esempio, il Presidente della Repubblica legge il Mattino, no, la mattina, così ci diamo libero e ci diamo anche il Mattino, lo legge e si pensa che c'è stato un assalto alla vostra oltremare. Io chiaramente, quando uno legge questo, si fu, quando poi capisce che... Sindaco, a proposito anche di tutto quello che riguarda anche la grande solidarietà, perché ricordiamo che alla mossa d'oltremare c'è un punto di raccolta per quello che riguarda anche i beni alimentari da dare ai più bisognosi. Il Comune di Napoli è sceso in prima linea, ci sono anche dei fondi del governo per andare proprio incontro alle fasce più deboli. Sì, e infatti invece di raccontare una bella pagina si è raccontato di un assalto che non c'è stato. A chi giova tutto questo? Quando invece in quel luogo c'è la base logistica, come ricordavi tu Lucio, in cui i centri di grande distribuzione, Coldiretti, Can, pochi minuti fa Fordo Caffè, che è passato anche prima sotto al Comune, e tanti altri stanno portando generi alimentari, medicine, anche il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, che ringrazio, si è molto attivato. Poi da lì, grazie ai dipendenti e ai volontari, si portano le derrate alimentari e generi di prima necessità nelle case dei bisognosi. Quindi la gente non deve venire alla mostra, perché alla mostra non c'è nessuna distribuzione e non c'è stata nessuna ressa. Magari sarà passato qualcuno là vicino, qualcuno si è inventato un assembramento, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio avranno letto una pagina di Napoli completamente diversa da quella della realtà. Sarebbe stato molto bello magari invece raccontare, come dicevi tu, la straordinaria corsa di solidarietà della nostra città, ma non per enfatizzare il napoletano a prescindere, per raccontare la verità. Io voglio ringraziare tutti i giornalisti che in questo momento, ad eccezione veramente di qualcuno che forse dovrebbe stracciarsi la tessera di giornalista, sta facendo un lavoro davvero significativo, indipendentemente se di una testata pubblica o privata, perché state facendo, Lucio, da te a tutti i tuoi colleghi, un lavoro importantissimo, perché oggi in un momento di guerra, perché questa è una guerra sanitaria ed è anche una tragedia economico, sociale ed umana, l'informazione corretta, che non nasconde nulla, ma è corretta e assolutamente necessaria proprio per la tenuta dell'equilibrio democratico del nostro paese. Sindaco, a proposito di informazione corretta, da stasera è possibile compilare online un modulo per i cittadini che sono in difficoltà economiche ad avere questi buoni spesa. Allora spieghiamo, adesso abbiamo spiegato un primo canale per soddisfare le esigenze dei più bisognosi, che è appunto la mostra d'oltremare, dove le derrate alimentari e medicinali attraverso il banco alimentare del mutuo soccorso arrivano nelle case delle famiglie dei napoletani. Poi c'è invece il fondo comunale di solidarietà, il cuore di Napoli, dove dentro ci sono le risorse che ha messo il comune, le risorse che sono arrivate da ieri del governo e le risorse, caro Lucio, di chiunque abbia il portafoglio più grande, abbia anche un cuore grande e voglia donare agli altri. In quel modo, da stasera, come hai ricordato tu, noi metteremo online il modulo, che chi ha diritto solamente, chi non ha diritto per cortesia non faccia domanda, perché danneggia gli altri e ingolfa la rete, ingolfa i server. Chi ha diritto appunto compila il modulo, riceve un codice e con la sua carta d'identità potrà andare, verosimilmente credo da lunedì, perché sabato scade la manifestazione di interesse con cui i centri di distribuzione, i supermercati e altri negozi possono aderire, e quindi con la carta d'identità e il PIN va nel negozio accreditato e riceverà i generi alimentari di cui ha diritto. Noi contiamo con le risorse che abbiamo in cassa per ora, che sono molto poche, ci auguriamo che il governo rifinanzi e che tanta gente metta del denaro, noi contiamo di arrivare a 30.000 famiglie napoletane, che non è poco, e fino a fine aprile, chiaramente, perché poi i soldi finiranno, però insomma guardiamo al presente, il presente stiamo facendo un grande lavoro, a nessuno sfugge quanto è difficile organizzare in poche ore, in pochi giorni tutto questo, ma speriamo di essere all'altezza delle necessità. Sindaco, sono davvero orgoglioso, a proposito di grandi eccellenze della nostra terra, di salutare in diretta con noi il professor Paolo Antonio Ascierto, lo ricordiamo un po' una speranza per tutti quelli che stanno affrontando con grande ansia questo periodo di coronavirus. Professore, benvenuto qui a Fuori dal Comune. Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo di questo grande, di questa grande speranza che ci ha dato nei tempi più bui, proprio all'inizio di questa emergenza sanitaria, con questa sperimentazione di questa cura, di questa intuizione che ha avuto e che sta, diciamo, salvando tante vite. Ma come ho avuto modo anche di dire in qualche altra occasione, questo è un po' un uovo di Colombo per noi, perché noi che facciamo immunoterapia dei tumori sono delle situazioni, dei farmaci che conosciamo molto bene. Anzi, meno male che la collaborazione atavica con il dottore Montesarchio del Cotugno ha fatto sì che noi immediatamente fossimo in grado di testare le prime dosi del farmaco, e poi da lì è nato tutto, è nata anche la sperimentazione. Sperimentazione importante, che è quella che ci dirà con rigore scientifico se il farmaco funziona, come funziona, dove funziona, ma i segnali che arrivano, i segnali anche che noi vediamo dei pazienti che abbiamo trattato, tra l'altro sono stati trattati anche alcuni colleghi che avete visto nei giorni scorsi sulla stampa e che quindi possono testimoniare direttamente di come il farmaco gli ha dato un beneficio, e questo, voglio dire, rappresenta per noi un'ulteriore spia importante del fatto che il farmaco sia attivo. Professore, scusa se la interrompo, spieghiamolo ai tanti amici che ci stanno ascoltando: non è un farmaco che, diciamo così, blocca il coronavirus, questo virus, ma è come se spegnesse il grande incendio che questo coronavirus provoca nei polmoni, giusto? Perfetto, ha dato l'immagine proprio esemplare. Quello che succede, la chiave di lettura è nel sistema immunitario, quindi il virus in questo momento è collaterale, quindi è l'infezione che a un certo punto innesca un processo nel sistema immunitario di attivazione paradossale. Questa attivazione paradossale dà gli effetti collaterali, questo perciò noi li conosciamo molto bene per il mestiere che facciamo, e quindi il tocilizumab, molti hanno detto, ma come, noi diamo un immunosoppressore per il trattamento di una malattia virale dove invece dobbiamo stimolare le difese immunitarie? No, l'immunosoppressore è necessario perché dobbiamo spegnere l'incendio, come ha detto lei, dobbiamo riportare le difese immunitarie a un livello più basso, perché quello che poi succede con questa attivazione sono questi effetti collaterali, quindi l'infiammazione degli alveoli, l'ossigenazione viene ridotta e tutto ciò che ne consegue. Siamo anche con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in questo spazio radiofonico che ogni settimana dedichiamo alla città, anche con l'incontro con il sindaco. Sindaco, abbiamo un'eccellenza con noi. Sì, già ho avuto modo di fare l'altra volta insieme i complimenti al professor Ascelto, lo faccio anche adesso, a lui ovviamente e a tutti i suoi colleghi e colleghe, è una pagina di orgoglio della medicina della nostra città, e siamo certi che anche Napoli sarà protagonista per la battaglia finale contro questo terribile virus. Appunto, abbiamo ascoltato anche la testimonianza di un medico che è uscito da questa esperienza anche grazie alla medicina prodotta nello studio tra Pascale Cotugno, quindi all'interno dell'ospedale dei Colli. Io sono particolarmente orgoglioso di questi tempi dove anche sulla nostra città, no, lo dicevamo prima, le solite pagine paludate, noi andiamo avanti con i fatti, con umiltà, sappiamo soffrire e sappiamo anche rinascere. Quindi, professore, tanti complimenti a nome mio e di tutti i napoletani, e siamo fieri di quello che tutti voi state facendo. Ma sindaco, io la ringrazio per queste parole gentili di affetto, ho avuto anche modo di ringraziarla ufficialmente sulla mia pagina Facebook, che in questo momento utilizzo per dare un po' qualche comunicazione a tutte le persone che vogliono. Volevo aggiungere quello, l'idea è nata da quello che ne facciamo. Ora, Napoli in questo momento è una città, un centro, il Pascale, dove l'immunoterapia che facciamo è a livelli internazionali. Siamo in contatto con le migliori istituzioni straniere, e ovviamente questa nostra esperienza ha fatto sì che ci venisse questa idea, e fa sì anche che in questo momento nella cura dei tumori siamo all'avanguardia, perché poi il tutto nasce da lì. Professore, non hai idea di quante domande stanno arrivando qui in radio, perché davvero è come se avesse illuminato la puntata. Lei è un uomo di scienza, e ogni volta che la seguo in TV nei vari collegamenti, lei parla sempre di numeri. Questo metodo, questo protocollo, quante persone ha salvato fino a questo momento? Ma questo purtroppo in questo momento non lo sappiamo, perché poi il dato scientifico
quindi i numeri reali usciranno dalla sperimentazione. Le posso dare delle percentuali, ma che fanno parte, ecco, questo non è molto scientifico, però dall'idea che ci siamo fatti. Nei pazienti non intubati, quindi in quelli che stanno male ma che ancora non sono in terapia intensiva, sembrerebbe che il 70% dei pazienti recupera in 24-48 ore. Ribadisco che questa è una nostra impressione. E anche i pazienti intubati possono avere un beneficio, probabilmente percentualmente meno, quanto meno non glielo so dire. Però le posso dire che dei 7 pazienti intubati che abbiamo trattato prima dalla sperimentazione, 4 sono stati estubati dopo pochi giorni, anche questi hanno avuto un miglioramento importante in 24-48 ore, un paio di questi sono anche a casa. Quindi di sicuro l'attività c'è anche nel paziente intubato. Perché non rispondono tutti? Questo non lo sappiamo, ovviamente ci sono dei meccanismi, anche lì forse di resistenza, oppure quando facciamo il farmaco probabilmente si sono innescati dei meccanismi collaterali che il tocilizumab non riesce a recuperare. Anche questo lo vedremo con la sperimentazione e con le analisi anche molecolari che noi stiamo facendo su questi pazienti. Ovviamente è un momento anche dove la ricerca è fondamentale. Però, come dicevo, il fatto anche se questa percentuale che l'ho detto del 70% si conferma come tale, credo che siano numeri abbastanza importanti. Sindaco, da cittadino, ha una domanda per il professor Ascierto? No, una domanda, ho l'incoraggiamento di andare avanti, ma quello poi è una missione, no? Il medico, il ricercatore, io ho fatto il magistrato, cioè sono quei mestieri che alla fine, soprattutto nei momenti di difficoltà, sono delle missioni. Pensiamo anche ai tanti medici e infermieri che stanno operando con la consapevolezza di poter essere contagiati, di contagiare pazienti, di contagiare familiari, eppure non mollano un secondo. Quindi io ripeto, adesso bisogna avvertire attorno a chi sta in prima linea quel senso di calore e di affetto di tutta la città e di tutto il paese, se pensiamo all'Italia. Questi sono quei momenti difficili dove però dobbiamo uscire più forti e più coesi. Quindi ripeto, noi siamo orgogliosi di questo e siamo convinti che loro stanno facendo un lavoro fondamentale. La ricerca sarà decisiva per trovare il farmaco e il vaccino e per sconfiggere anche psicologicamente alla fine questo virus e poter ritornare a quelle abitudini che tanto ci mancano, il contatto fisico, le cose che sappiamo. E in effetti un po' la domanda l'ha fatta il sindaco al professor Ascierto. Cura e vaccino, dobbiamo sperare in tempi brevi? Allora, purtroppo in tempi brevi no, ma è semplicemente perché c'è bisogno di una serie di tempistiche che sono lunghette, non molto lunghe. Io sono convinto che per l'anno prossimo il vaccino lo avremo, ma sicuramente non l'abbiamo domani mattina. E tutti noi vorremmo averlo domani mattina, ma questo tecnicamente non è possibile. Detto questo, si sta lavorando. Anche noi abbiamo in mente un progetto per poter fare un vaccino. Questo perché noi? Perché proprio per quello che facciamo, l'immunoterapia dei tumori, in questo momento per il melanoma, che voi sapete è la malattia di cui io mi occupo di più, c'è l'idea di sviluppare un vaccino, tecnicamente si dice con neantigene, e quindi stiamo lavorando con questa azienda che è in grado di fare in questo momento, o perlomeno ha ideato un vaccino. Ecco, ma anche qui, prima di poter arrivare a una sperimentazione ci vogliono mesi, non prima di ottobre-novembre, e poi dopo si devono vedere i risultati. L'altro aspetto fondamentale della ricerca è trovare un antivirale. Noi con il tocilizumab andiamo sulle complicanze, ma non andiamo minimamente sul virus, dopo invece un vaccino o un farmaco antivirale potrebbero darci dei risultati immediati. Anche qui la ricerca va avanti, ma non sarà domani mattina, sicuramente si troverà qualcosa, non sarà subito, ma in questo momento, e voglio sottolineare di come l'isolamento contenitivo rappresenta l'arma più importante per contenere l'infezione, perché in questo momento è l'unica cosa che possiamo fare. Poi ecco, se ci sono le complicazioni, speriamo che il tocilizumab funzioni, speriamo, ci sono anche altri farmaci in questo momento che stiamo valutando, però in primis cerchiamo di non contrarre l'infezione. Professore, io prima di salutare devo leggerle dei messaggi dei tanti cittadini anche preoccupati. C'è Fabio che dice: professore, tenga duro, è l'orgoglio di questa terra. Poi c'è invece Maurizio che ci chiede: ma gli asintomatici che hanno qualcosa, tosse, un minimo sintomo? Gli asintomatici per definizione sono senza sintomi, purtroppo. Ahia. E sono il veicolo purtroppo più insidioso di propagazione. E quanto tempo gli rimane questo virus dentro da sintomatici?
Questo dipende, tra l'altro nemmeno lo sappiamo. Si dicono in genere i fatidici 14 giorni, in qualcuno può essere anche meno, 5-6 giorni, in qualcuno leggermente in più. Però purtroppo non sapere chi sono i contagiati fa sì che questo sia l'aspetto più insidioso in questo momento dell'infezione. Poi ci scrive Maurizio, ma il coronavirus rimane nell'aria come aerosol e anche nell'acqua di mare? No. Entrambe le cose? Entrambe le cose. No, sull'acqua di mare magari è importante magari per chi lavora e chi frequenta il mare, ma anche come aerosol sicuro non rimane, professore? Sicuro non rimane. Conto, come è stato più volte anche ribadito, la propagazione avviene attraverso quelle che sono le goccioline di saliva. A meno che uno non viene e mi fa uno starnuto in faccia, se uno fa uno starnuto, diciamo, per l'aria, dopodiché queste particelle vanno a terra. E il virus si è visto che poi all'aria non è che resiste molto. No, okay, quindi no, è importante perché queste paura. Sono sembra veramente, però i nostri ascoltatori ci stanno trasmettendo giustamente le loro ansie da tutto quello che si legge, si vede, fake news anche, voglio dire. Quindi una delle cose che è stata molto stressata è il discorso del lavarsi le mani, di utilizzare disinfettanti, perché questa è una via che noi non consideriamo, ma quella attraverso la quale spesso si può prendere l'infezione. Allora, classico esempio: ho un colpo di tosse, mi metto la mano davanti alla bocca, quindi alcune particelle di saliva col virus mi vanno sulla mano, dopodiché apro una maniglia di una porta e poi io me ne vado. La persona che è dietro di me a quel punto utilizza la stessa maniglia, quindi prende parte di queste particelle e se si va a strofinare il naso, ecco che avviene l'infezione. Questo è il motivo di propagazione, tra l'altro anche in questo caso, insidioso dell'infezione. Ecco perché ci dobbiamo lavare le mani, fare attenzione con disinfettanti. Non dobbiamo temere di stare all'aria aperta perché ci possono essere dei vapori, questo no. Ma questa via attraverso le goccioline di saliva è quella insidiosa, per cui facciamo attenzione. Grazie professore, la faccio salutare dal sindaco per grazie di questa cameo in questa trasmissione. Si parla dei problemi dei cittadini, ma questo del coronavirus è, diciamo, quello che ci sta dando grande ansia e speriamo di uscirne. Sindaco. Buonasera professore, grazie anche delle informazioni che sono molto utili in questo momento. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a lei sindaco. Forza professore Ascierto, siamo tutti quanti con lei. Grazie. Grazie a voi. Sindaco, era importante anche fare questa finestra scientifica, anche gratificare anche un'eccellenza della nostra terra, che ha combattuto anche contro i professoroni del nord, voglio dire. Sì, ma noi non ci interessa, diciamo, questa forma. Noi siamo persone umili, con dignità, insomma, sappiamo lottare, alla fine contano i fatti, e Napoli, davanti agli appuntamenti della storia, è stata sempre davanti. E poi abbiamo letto anche dei grandi complimenti che sono stati fatti al Cotugno, zero infetti tra il personale sanitario, insomma ci sappiamo difendere anche noi. Sì, un bel servizio della stampa internazionale che fa onore appunto alla corretta informazione, che ha descritto le eccellenze della nostra città, in particolare il Cotugno. Anzi, Lucio, approfitto per dire che stamattina, come noi del comune, ci siamo dati molto da fare in questi tempi per recuperare e reperire mascherine che ci avrebbero dovuto fornire la protezione civile nazionale e regionale, ma non sempre è accaduto così. Ieri è arrivato uno stock di 3.000 mascherine FFP2, cioè quelle che si possono utilizzare anche da parte dei medici, non quelli che stanno in rianimazione, ma di tutti gli altri medici. Abbiamo stamattina donate 1.000 al presidente dell'Ordine dei Medici affinché le dia appunto ai medici di famiglia, e 2.000 le abbiamo portate con l'assessore Menna e l'assessore Galiero al Cotugno, dove c'era il direttore generale dell'ospedale dei Colli di Mauro, i medici, il primario, che anzi approfitto per ringraziare loro, come tutti i medici di tutti gli ospedali, perché il Covid-19 non lo trattano solo al Cotugno, ma in tantissimi altri ospedali, dal Policlinico al Cardarelli, al Monaldi, all'Oreto Mare, all'Ospedale del Mare, tantissime altre strutture. Ormai la città è tutta stressata e impegnata nel contrasto a questo maledetto virus. Sindaco, ci fermiamo un attimo, proprio un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo a Palazzo San Giacomo.
A tra poco. Radio Kiss, Kiss.